Grazie Presidente. Noi riscontriamo... Però, consigliere, devo interrompere, chiedo ai colleghi cortesemente di fare silenzio e di prendere posto. Prego, consigliere. Noi riscontriamo con grande piacere l'interesse che muove una comunità delle associazioni in coordinamento per un'area di così notevole pregio. E mi sento insomma di ringraziare la consigliera Celli comunque per aver raccolto le voci. Quando c'è una comunità così ampia che si impegna insomma a tutelare delle aree della nostra città, insomma è importante riconoscerlo, perché l'attivismo e l'amore per il territorio insomma è una cosa che va valorizzata. Noi dal canto nostro, Roma Capitale, già con una serie di iniziative avviate con la sovrintendenza, ha già portato avanti tramite l'appalto per la progettazione di restauro e consolidamento del Tempio del Divio Claudio del Celio, ha portato avanti l'affidamento dell'appalto per il restauro, la valorizzazione e la musealizzazione della Casina dei Salvi, e l'ex Palestra dei Vigili, delle aree archeologiche limitrofe, e il progetto di recupero dell'antiquarium e della casina del Vignolo a Bocca Paduli. Proprio con il fine di restituire tutta quest'area di pregio alla cittadinanza, proprio visto l'inestimabile valore sia storico che artistico, anche tramite la realizzazione di percorsi innovativi museali. Nel giardino, infatti, è prevista una sistemazione e la messa in sicurezza dell'area, sia delle epigrafi che del controllo, insomma, nel momento in cui verrà aperta e musealizzata quest'area, della stessa sovrintendenza e della videosorveglianza, in modo tale che appunto questa venga tutelata. L'obiettivo è proprio creare questi percorsi accessibili che possano diventare punto di riposo e ristoro. Roma Capitale per questo ha partecipato a un bando per il distretto tecnologico della Regione Lazio, chiedendo ulteriori finanziamenti proprio per creare un allestimento analogico e tecnologico, con l'obiettivo di rendere accessivo e gratuito tutto il giardino esterno e accrescere, come nel nostro obiettivo delle linee programmatiche, l'audience development. E quindi la consapevolezza del cittadino rispetto a quelle che sono le risorse storiche, culturali, che sono, ma anche ambientali, che sono presenti sul nostro territorio. Consigliera, mi scusi, la devo interrompere nuovamente, perché chiedo veramente una preghiera ai colleghi di prendere posto, di possibilmente non parlare, o se proprio è necessario di farlo in un altro luogo, perché altrimenti si fa un'enorme fatica a seguire gli interventi. Grazie. Il progetto presentato e anche il progetto presentato alla Regione Lazio preveda che si esponga all'interno del museo la forma Urbis, in modo tale che il museo possa divenire punto di riferimento per tutti i percorsi storici e archeologici della città. In effetti un po' questo rappresenta un possibile potenziale cuore dei parchi museali archeologici di Roma Capitale. Per questo insomma noi volevamo evidenziare come questo percorso è subito destato l'interesse insomma di questa amministrazione, che dall'inizio consigliatura si è attivata per portare avanti tutte queste iniziative. Quindi ci fa piacere di riscontrare che la comunità territoriale è assolutamente allineata a quelle che sono le iniziative che l'amministrazione ha portato avanti. Per questo, nel senso, noi abbiamo presentato un emendamento che un po' va a rivedere, perché purtroppo la consigliera Celli, non facendo parte della Commissione Cultura, non ha potuto seguire quelle che sono state le azioni della Commissione durante questi anni, e in ambito culturale tutti questi percorsi, sia in ambito turistico, sono già stati avviati. Quindi abbiamo dovuto presentare degli emendamenti e protocollarli proprio perché fossero riscontrate che queste azioni sono già in essere da parte dell'amministrazione, ma che comunque c'è un riconoscimento di quella che è l'attivismo territoriale. Noi in più abbiamo aggiunto, perché queste serie di commissioni comunque sono state utili di confronto insomma con la cittadinanza e il territorio,
la richiesta della costituzione di un tavolo di coordinamento, perché anche nei vari sopralluoghi o nelle varie commissioni abbiamo riscontrato che c'è una mancanza di dialogo, come spesso avviene, fra i vari dipartimenti, le varie competenze, dal servizio giardini alla mobilità, ad AMA, alla sovrintendenza. Quindi questo potrebbe agevolare questo percorso di valorizzazione dell'area. E individuare sicuramente un altro punto di raccolta che sia più idoneo della raccolta dei rifiuti, il punto AMA, che attualmente si trova esattamente dove verrebbe realizzata l'apertura del nuovo museo, e sicuramente dare visibilità, questo nasce anche da un confronto, insomma, che abbiamo avuto con la Presidente della Commissione Turismo, Carola Penna, ai percorsi turistici, quindi creare un allestimento anche esterno all'area dedicata alla musealizzazione, quindi all'esterno del parco, dove insomma si possa dare visibilità al racconto della storia di questi percorsi, e sicuramente avere aggiornamenti sul sito di Roma Capitale, insomma a livello turistico, su proprio per dare visibilità anche ai turisti e non solo ai cittadini, insomma, residenti, che ringrazio, insomma, per l'attenzione e per l'amore che provano per questa città. Poi ovviamente non possiamo che dare il supporto, io ho parlato per competenza riguardo a quelli che sono i predisposti in ambito culturale, poi lascio, insomma, invece il merito alle richieste in ambito ambientale, della mobilità, insomma, ai presidenti delle commissioni competenti. Grazie. Grazie a lei, consigliera, per l'intervento.